Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo ultimo appuntamento con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Ci eravamo lasciati nel catacombe, no non sono catacombe però ci assomigliano tantissimo. Ci siamo lasciati nel corridoio che portava alla Stamberga strillante, che a quanto pare infestata da scheletri e birbantelli. Ok, dobbiamo spingere questa scala, immagino. Il fatto è che non mi... esatto, sto dicendo, non mi fido di tutti questi... le mie orecchie, però. Allora, mi direi che siamo già arrivati. Ah no, ok, ci sono delle comodissime salamandre. Oh no, delle salamandre. Ma ho ghiacciato tutto anche per terra. Scusa. Ah, ho davvero paura con il tuo incantesimo Glacius, eh? Oh, madonna. Grazie. Ah, ecco, giustamente. Qua? Com'è che ci sia una parete invisibile quasi? No, ok. Immagino che non ce ne siano più. Ah, vedi che l'avevo detto che c'era una parete invisibile. Ma guarda perché io le so ste cose. Adesso. Vabbè, il trappolozzo incredibile. Ma no, da solo, è figliore. Va tutto bene. Sono caduto per 10 metri. Sì, sto bene. Però non so come tornare su. Continua a cercare. Io vedo se riesco a raggiungerti. Oh no. Ah, giochiamo come Hermione. Ok. Molto bene. Come faccio a passare? Eh sì, me lo chiedo proprio. No, cosa c'è qui? Ehi, puttana vacca, non l'ho fatta apposta, lo giuro. Raccogli. Allora, pensate Lupin che trasformato in lupo mannaro deve farti tutto sto casino ogni volta che vuole andare alla Stramberga. Sì. Caramelline. Dracaris. Wow, come sono originale. E infatti. Ottimo! Bravo il mio drago! Ma. What? Ma ci sono due lucchetti. Oh no! Non si passa! Ma porca miseria! Adesso. Harry! Te pareva, dobbiamo salvarla noi. Va bene, dai, facciamo il macio. Che figata però sta cosa che ci abbia divisi, è bella come idea. Varia un po' il gameplay. Fantastico. Spero che Ron stia bene. Ci divertiamo di nuovo sui super scivoli ghiacciati. Andiamo, regà. Oh. Alomora. No. Ok, si va in su. Madonna. Ma ci sono due scheletri, secondo me aprono qualcosa, tipo là in mezzo. Ma quante ne so? Quante ne so? Cioè proprio diciamocelo. Che roba. Una più del diavolo. Ah, eccoci qua. Hermione, tanto che non ci si vedeva, eh. Anche tu da queste parti? È stato divertente. Madonna. Ma neanche le stanze di tortura medievali. Tanto è bello. È stato divertente poi Ron. Aiuto, sto morendo. Arriviamo Ron. Ma non siamo ancora arrivati, ma quanto ha urlato Ron per farsi sentire? Pensavo fosse nella stanza a fianco. Che cosa credi che sia questo? È ovviamente un negozio dell'IKEA, Harry. Che domande fai? Lo vedi lì? Lo vedi, guarda. Ah, no, non si è rimasto. Strano. Ah, ecco. Harry, renditi utile per la mortia. Ah, ok, non ho sbagliato. Curioso, molto curioso. È stato proprio difficile. Tutto. Forse siamo arrivati. Eh sì, siamo arrivati. Ma che bel design la Stamberga strillante. Dov'è il cane? Non è un cane. Con quale pathos? Infatti è un'ombra. No, perché fai questo, Sirius? Non c'è motivo di aver paura. Sirius Black non è quello che credevo. Ah, all'improvviso Remus esce così competente. Crosta non è un topo. È un mago di nome Peter Minus. Cioè, in tre cosa? Secondi ha detto 40 capitoli di libro. Che posso spiegare? Che brutto Peter Minus. Minus è un sembra Lumacorno in pigiama. Non è stato Sirius Black i tuoi genitori, Harry. È stato Minus. Ta-da-da.
E mo? Vedi, il problema di questo gioco è che la narrazione è incredibilmente veloce. Non solo aveva tradito James e Lily Potter vendendoli a Voldemort, ma aveva anche incastrato Sirius Black. Oh no, Peter Minus, come sei birbantello. Ho stabilito che Minus venisse ricondotto a Hogwarts e consegnato al professor Silente. Perché Silente è massima autorità del mondo. Però, c'era ancora un segreto da svelare. Oh mio Dio, un altro segreto. No, si sta cagando tutto. No, professor Lupin, cosa le succede? È diventato un'ombra anche lui, no? La cosa peggiore che può succedere in questo gioco è diventare un'ombra. Lasciatelo a me! Fuggite! Che cazzo? Madonna Ron, quanto sei inutile. E vabbè, è morto. Addio Ron, rip. Insegna agli angeli Sirius a fare schifo. Minus è sparito! Si è trasformato in topo! Cane con le convulsioni, eccolo. Vai, all'arrembaggio. Lui sta bene. Almeno respira ancora. Madonna. Per uno schiantesimo. Il professor Lupin è un lupo mannaro. Guarda la faccia scioccata di Harry proprio. Quello sembrava un cane. Deve essere lui. Vai ad aiutare Sirius. Io mi prenderò cura di Ron. Non è andata proprio così, però va bene lo stesso. Lasciatelo in pace. Madonna. È innocente. È innocente. Porca troia, adesso ci saranno casini grossi, lo sapete, vero? Come cazzo si tirava le sue potenze? Dai un bacino, zia. Harry pensò di aver visto qualcuno che cercava di aiutarlo. Chissà chi è, uguale, puttana vasca. Suo padre. Ma non poteva essere lui. No. Scusate, non lo so, non riesco a prendere sul serio la narrazione di questo gioco. Ti senti bene? Cazzo, è vero, la giratempo, me l'ero scordata. Sirius sta bene. Dov'è Ron? Madama Chips dice che Ron starà bene. Ha solo bisogno di un po' di riposo. Purtroppo Sirius Black non può dirsi altrettanto fortunato. Sì, ma entra senza manco bussare. È chiuso in una torre molto alta e presto sarà consegnato ai dissennatori. Io non posso fare nulla per impedirlo. Ma è innocente! Sì, però stai calmo. Credo che sia vero. Quello che ci serve è più tempo. Ma la giratempo! No, non fate il bordello che è già il corso Child. Potremmo salvare più di un innocente. Questi occhiolini tattici. Guarda che minorenne, t'arrestano, Silente. Prima o poi, la professoressa McGranite mi ha permesso di utilizzare questa giratempo. L'ho usata durante l'anno per tornare indietro nel tempo e frequentare più lezioni. Questo spiega molte cose. Potremmo usarla per salvare Fierubecco. E quindi volare con lui sulla torre per liberare Sirius. Ma dovremmo fare attenzione a non farci vedere dagli altri noi. No, Harry, tu non sei così intelligente da dire una simile frase. Avrebbe dovuto dirlo Hermione, però vabbè, dettagli. Cacchio ragazzi, mi ero completamente dimenticato del fatto che dobbiamo tornare indietro nel tempo. Il che vuol dire che questo episodio sarà più lungo di quanto mi aspettassi. Bene, va bene così. Tengono Fierubecco qui dentro, da qualche parte. È tutto stranamente tranquillo. Sei sicura di aver impostato la giratempo nel modo giusto? Allora, Harry, fra i due lo scemo sei tu. Lei è la rompicoglioni, però lo scemo sei tu. Guarda, ecco Fierubecco. Ottimo. Troviamo un modo per raggiungerlo. Deve esserci un modo per far salire questa piattaforma. Allora, beh, prima di tutto salviamo. Cioè, mi sembra proprio la primissima cosa da fare. Qua c'è un pulsante, eh? Pulso. Perfetto, un simbolo Gommosus. Ok. Ah, ok, proprio così facile. Ce l'hai fatta. Molto bene, ora facciamo attenzione. Va bene. Ma ho salvato letteralmente no, 20 secondi fa. La porta si è chiusa. Beh, deve esserci un modo per uscire. Perché nell'universo di Harry Potter c'è sempre un modo secondario per uscire. Proprio le uscite di sicurezza sono la prima cosa che fanno in ogni posto. Ui, guarda quanta roba bella. Oh, fammi il zucchotto. Ok. Brava Hermione, hai aperto la porta. Ma è troppo in alto, non ci arrivo. Qui c'era un simbolo con Modus.
Ah no, perché dobbiamo andarci col traghetto. E guarda, ci sono pure i calderotti. Però prendili, stupida bestia. No, 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 se poi mi sente Hagrid, un cazzo. Così va bene? Perfetto, tieni duro, io vedrò cosa c'è qui dentro. Io, madonna, ho avuto le convulsioni un attimo il gioco. Nictus. Là c'è una cosa che deve uscire, tipo una piattaforma. Puttana vacca, mi sono spaventato. Madonna, dovete smettere di teletrasportarvi così fuori dal nulla. Vai, volo. Yeah. Ciao, Almione. Oh, ciao. Dovrebbe esserci... Ecco qua il coniglio. Un coniglio lapi, forse. Yeah. Ma qua ci sono... Soprattutto c'è tipo un orso. What? C'è un orso su quella cassa, raga. Io mi cacco. In fretta che se poi esce pure quello. Ok, ora siamo sopra. Eccolo là. Tieni duro, fiero becco, che tireremo fuori da qui. Sì, però ora che ha cambiato genere si vuole far cambiare Alisetto, quindi dobbiamo rispettare la scelta di Alisetto. Ma la smettiamo di buttarci in cadute da 5 metri. E vabbè. Ah, quelle animazioni. Ah, ma raga, la grafica. Aspetta qui, Hermione. Io andrò a vedere se è il momento di salvare Sirius. Fai attenzione, Harry! Utilizzando ancora il potere della giratempo, Harry si è affrettato verso il lago. Doveva scoprire chi aveva lanciato l'incanto Patronus che lo aveva salvato dai dissennatori. Guarda che bello per... Suo padre era forse venuto in suo aiuto. Era stato James Potter a lanciare l'incantesimo che aveva salvato la vita di Harry. Era lui? Dov'è, papà? Poi Harry comprese. Ta-da! Non aveva visto suo padre. Cioè, abbiamo detto di non mangiare le caramelle, brutto babba. Especto Patronum. Perché il cervo troppo mainstream. Ma porca miseria. Secondo round. Vabbè, i fulmini pure. Ah, eccolo qua il cervo, finalmente. È diventato un Pokémon. E vabbè, adesso Super Saiyan di quarto livello è diventato Harry. Sì, verso l'infinito e oltre. E muore. Ah no, ok. E ma da quanto grande però. Cioè vabbè che, beh, in effetti sì, un cervo è di quelle dimensioni, ora che ci penso, rispetto a un tredicenne. No, non puoi toccarlo. Ah ecco, grazie al cazzo. Non riesco a crederci. Hai evocato un Patronus capace di scacciare tutti quei dissennatori. È un incantesimo molto, molto potente. Siamo questa volta figli. Sapevo di farcela perché l'avevo già fatto. Riesci a capirmi? Tanto là dietro puoi vedere Harry che è in piedi con un dissennatore che gli sta attraversando il corpo. E tornare in infermeria prima che qualcuno si accorga della nostra assenza. E va bene, andiamo! E va bene, andiamo! Che problemi ghittiosi ha Fiero Becco all'improvviso. Scusatemi, Alisecco all'improvviso. Yeah! Alla velocità della luce. Ma raga, guardate che c'è proprio un salvataggio epico. No, ma volevo farlo saltare con la bombarda. Alomora! Come? Sirius, farai meglio ad andare. Arriveranno da un momento all'altro. Presto, vai. Come potrò mai ringraziarvi? Vai! Allevati, mandami un gufo nuovo, una scopa, ci vai tu. Ci rivedremo. Sei veramente il figlio di tuo padre, Harry. Ma capitano ovvio la riscossa. Oh, Harry è contento, guarda, con quel faccino, con quelle animazioni brutte, però è contento. La notizia della fuga di Sirius Black si diffuse rapidamente in tutta la scuola. Nessuno aveva idea di come fosse stato possibile. Tranne noi. Che birbanti Harry, che siamo. Ron e Hermione tennero per loro tutto ciò che sapevano. Inoltre, era il giorno dell'esame finale e non tutti e tre erano preparati a dovere. Esattamente come me. Non so come tu possa pensare di passare gli esami finali, Ron.
Non hai studiato nulla. Io? E che mi dici di te? Hai passato tutto il tempo a studiare la difesa di Fiero Becco. Ron, dammi un po' di fiducia. Io ho usato la giratempo soltanto per studiare e mi aspetto di superare l'esame con una votazione eccellente come sempre. Sì, ma fai proprio l'alboro. Ha sempre la risposta pronta, vero? Che è un modo di dire se ti fa. Come primo esame c'è il tuo carpere tractum. Raggiungiamo l'aula del professor Lupin. Ma devo ancora fare gli esami? Prendiamo il ritratto per arrivare al terzo piano oppure la scalinata. Ma davvero? Ma porca miseria, l'avessi saputo. Pensavo sarebbe finito qui. Potevo fare un po' più lungo l'episodio di prima. Ora verranno sbilanciati. Ma porca miseria. Bene, eccoci qui. Sei pronto per l'esame finale, Ron? Dimmi, non ti sembra che io abbia la febbre? Ma smettila. Harry e io ti aspetteremo fuori, nel cortile, dopo i nostri esami. Ciao. Quindi vado a fare tutti gli esami. È stato bello conoscervi. Ma porca di una miseria. Ah, eccoti qui, Ron. Sei pronto per il tuo esame finale? Ma tu perché sei ancora qua? A dire il vero, molto bene, cominciamo. Ti devo avvisare, Ron, questo esame è molto difficile e anche piuttosto pericoloso. Sì, come ogni singola cosa Hogwarts. Pericoloso? Per ottenere un ottimo punteggio, devi raccogliere tutti e cinque gli scudi della sfida. Forza, Ron. Buona fortuna. Ma non ho più voglia di fare compiti, cazzi e maschi. Io voglio andare a giocare a Quidditch, a mangiare i gelati da... Oh! Fioran forte braccio. Carpere tractum. Puttana, però io ti ho beccato. Ah, ok. Ok, allora, non ci lamentiamo. Wow, lì c'è una cosa da tirare che non ho visto. Aspetta. Carpere tractum. Ok. Ma porca miseria, era sotto lo scudo. Ok. Ma porca miseria, non riesco a beccare. Ma in realtà io perché sto facendo tutto sto casino? A me non interessa fare un punteggio ottimale. Non voglio completare al 100% sto gioco. Puttana che spavento. Ma per dove devo andare? Boh, continuiamo. Eccoli qua. Puttana miseria. Granchi di fuoco. Quanto tempo che non li vedevo. Yeah, ma la velocità della luce. Secondo voi riesco a prenderlo al volo? No. Carpere tractum. Puttana. Però sei inutile. Ok, credo che questo sia anche il quinto scudo. Sì, ho finito. Yes. Ottimo lavoro, Ron. Un punteggio perfetto. Yes. Sei veramente abile nell'uso dell'incantesimo carpere tractum. È letteralmente grazie l'unica cosa che sai fare. 100%. Esci dall'esame finale. Che palle, ma devo fare tutti gli altri. Non ho voglia. Mi credete? Spero che tu sia pronta per l'esame finale, signorina Granger. Certamente, professoressa McGrath. Va bene. Andiamo. Long. Tra l'altro la musica che c'è di sottofondo ora l'ho usata in parecchi memorarum. E vabbè, parkour incredibile anche qua. E ho fallito. Ma porca miseria. Vedi a esagerare. A fare gli sboroni quando non serve. Mi chiedo come dovrò tirar fuori quell'oggetto. Wow. Non l'avrei mai detto. Perché due punti di salvataggio? Fammi pia la palla di fuoco. Qui sembra un buco nero. Che cazzo? C'è il tempo? Ah, per quanto dura... Ah, per quanto dura la palla di fuoco, tipo. Ok, non mi aspettavo ciò. Dove cacchio devo andare? Sono confuso. Potrebbe essere difficile. Eh sì, ero convinto fosse quello l'obiettivo finale. Invece no. Madonna, è incredibilmente difficile da controllare questo coso perché c'è dei comandi veramente del culo. Ma dai! Vedi che non prende le collisioni. Ma, porca miseria. Una cosa devi fare. Ma guardalo! Ok, stiamo andando bene. Vabbè adesso. Mi sto perdendo, raga. Ah no, qua.
Eh no, un altro scudo, quindi non è neanche qua. Porca vacca. Ovviamente devo andare sotto. Ok. Devo scendere. Però è carina come sfida. Nel fatto che abbiano messo il tempo anche è già una sfida in più. Ma soprattutto il fatto che sto cazzo di drago non prende le collisioni. Cacchio, sto finendo il tempo e sto coso continua a bloccarsi. Yeah, l'abbiamo fatta, credo che abbiamo finito. Ora prendiamo qua, prendiamo questo. Ok, sì, abbiamo finito. Yahoo! Hai ottenuto il massimo, signorina Granger. Esattamente quello che mi aspettavo da te. Grazie, professoressa McGranit. Vorrei che l'anno scolastico non fosse finito così presto. Ma sono così tante le cose che vorrei imparare. Sì. Cerca di calmarti. Esatto, grazie. Se non per te, per tutti. Grazie, noi. Minerva, grazie. Oh, dai, abbiamo ancora quello di Harry. E poi magari possiamo finire questo cacchio. Sei pronto per l'esame finale, Glacius, Harry? Sì, certo, questi sono belli. Lidius. Splendido, conosci le regole. Raccogli tutti e... Stati. Andiamo, raga. Oh, non perdiamo tempo. Primo scudo. Ehi, già il secondo. Vai. Ah no, ecco, mi sembrava strano che non ci fosse un qualche inghippo dietro. Aia. Tu. Ah. Ma no, ma c'era, era lì, perché devi farmi scendere? Cosa cazzo? Ok, ok. Ricco sempre! Ricco sempre! Ma quanto continuiamo a scendere? Mica proprio che arriviamo nella camera dei segreti. Ricco sempre! 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 Guarda quanti portieri. Che non posso aprire perché si aprono da soli. Ah, guarda, ci abbiamo anche proprio l'action figure speciale. Oh, sempre più giù. In fondo. T'ho detto, stiamo arrivando nella camera di segreti. L'ho detto. Tanto cadono dalle tubature. Cosa cacchio danno da mangiare ai bambini in sto posto? Salamandre? Ah, ma guarda come ti conosco bene ormai. Ti prego, dimmi che adesso saltiamo incredibilmente in alto. No, peccato. Ci speravo, sarebbe stato veramente figo. No. Beh. Ah, caramelle. Di nuovo dalle tubature, siamo sicuri siano caramelle? Vabbè. Una doccia di caramelle. Quello che ho sempre sognato. Ok, abbiamo finito anche il terzo e ultimo esame. Ben fatto, Harry. Punteggio massimo. Yes. Wow, faccio davvero fatica a crederci. Perché sei un idiota, sì. È stato un piacere averti a lezione di incantesimi in quest'anno scolastico, Harry. Il tuo talento è davvero sorprendente, ragazzo mio. Vabbè, ora non esageriamo. Ci ho fatto tutto io, in fondo. Eccolo qua. Eccoli qui, la nostra ship preferita. Ma che sono belli. Sono felice di vedere che avete superato i vostri esami finali. Oh, sono stati davvero divertenti. Ma parla per te. Avrò gli incubi per dei mesi. Bene, ora vediamo se avete fatto tutto ciò che è richiesto a quelli del terzo anno. E se non l'abbiamo fatto? Ah, queste sono tipo tutte le sfide che mancano per completare il gioco. Sembra che abbiate ancora qualcosina da sistemare. Andate. E vabbè, però tanto a noi, come ho detto, non interessa finire il gioco al 100% e va benissimo così. La nostra storia l'abbiamo fatta, quindi siamo pronti per andare avanti. Bene, come al solito ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a questo punto, per aver seguito anche questa breve serie di gameplay, ma vabbè, non mi aspettavo andasse via così velocemente. E noi ci vedremo al prossimo video, riprendendo con l'Ordine della Fenice, di cui davvero non vedevo l'ora di arrivarci perché... So che è bello, molti mi hanno detto che è bello, ricordo anch'io che era molto bello. Quindi sì, non vedo l'ora di andare a fare bordello per Hogwarts. Da qui è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.